Al giorno d'oggi, quella dei videogiochi è un'industria estremamente redditizia. Si tratta di un mercato che ingloba decine e decine di professionalità diverse ed è stimato che nel 2018 abbia generato su scala mondiale profitti pari a 138 miliardi di dollari. Solitamente la nascita dell'industria viene fatta coincidere con la creazione del primo arcade game nel 1971, ovvero Computer Space, e con la commercializzazione della prima console, il Magnavox Odyssey, l'anno seguente. In soli 50 anni, i videogiochi sono diventati dei veri e propri pilastri dell'intrattenimento, ed è assurdo pensare quanto rapidamente si sia evoluta la tecnologia che ne permette la realizzazione. Insomma, ne è stata fatta di strada, ma il percorso è stato decisamente tortuoso, in particolare nel 1983, anno in cui il mercato videoludico nordamericano collassò completamente, rischiando di porre fine all'industria dei videogiochi. Oggi parleremo proprio di questo gigantesco crack finanziario e di come il debutto di Nintendo in Occidente abbia fatto risorgere dalle ceneri un settore ormai considerato fatto e finito. Questa è la storia del NES e del risorgimento dei videogiochi dal grande crollo del 1983. Se video di questo tipo ti piacciono, mi raccomando, lascia un like e ricordati di iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuro di non perderti i prossimi documentari. Iniziamo! Per avere un quadro completo della situazione è innanzitutto necessario capire quali furono le ragioni che portarono al fallimento dell'industria dei videogiochi. Gli anni 70 furono caratterizzati da un vero e proprio boom del settore. L'intrattenimento digitale fu accolto con grandissimo interesse dai consumatori e, trattandosi di un territorio sostanzialmente inesplorato fino a quel momento, ci fu una vera e propria corsa all'oro da parte di molte aziende. Durante la seconda generazione di console, il leader incontrastato era Atari con il suo Atari VCS, ma erano tantissime le compagnie che tentarono la fortuna con degli hardware dedicati. Il mercato fu ben presto saturo di piattaforme da gioco, tra nomi come Vectrex, il ColecoVision, l'Odyssey 2 e il Fairchild. La confusione regnava sovrana e tra console cloni e la possibilità di comprare moduli separati per permettere il riutilizzo di cartucce su diverse piattaforme, per il consumatore medio era praticamente impossibile orientarsi all'interno del mercato. L'ottimo riscontro di vendite ottenuto fino a quel momento però portò le aziende a sovrastimare la domanda da parte del pubblico e alcuni dei più grandi scivoloni furono commessi proprio da Atari. La compagnia, ad esempio, una volta ottenuti i diritti di pubblicazione dell'arcade game Pac-Man per l'Atari 2600, decise di produrre la bellezza di 12 milioni di cartucce a fronte di 10 milioni di console piazzate sul mercato. Insomma, agli occhi di Atari, sicuri della potenza di un'icona come quella di Pac-Man, il titolo si sarebbe venduto da solo, arrivando ad essere acquistato da tutti i possessori della console e anche di più. La pessima qualità della conversione non aiutò di certo le vendite di quello che viene universalmente riconosciuto come uno dei videogiochi più brutti di tutti i tempi. Tra rivenditori che cancellavano gli ordini e giocatori che riportavano indietro il loro titolo per ottenere un rimborso, Atari si ritrovò con la bellezza di 5 milioni di copie invendute. Un altro grandissimo fallimento fu quello del videogioco del film E.T. l'extraterrestre. Dopo aver pagato circa 20 milioni di dollari per ottenere la licenza sul film di Spielberg, Atari affidò ad Howard Scott Warshaw il compito di sviluppare il gioco in sole 6 settimane per poterlo pubblicare in tempo per le vacanze di Natale del 1982. Con tutti questi presupposti ne uscì fuori un altro grandissimo scempio elettronico, tanto che dei 4 milioni di unità commercializzate, 3.5 ne rimasero invendute, portando Atari ad elaborare una soluzione creativa per disfarsi delle cartucce di E.T. Chiedetelo al deserto del New Mexico. Pac-Man ed E.T. sono solo due degli esempi più clamorosi, la goccia che fece traboccare il vaso, ma in realtà la situazione era molto più complessa. Non esisteva infatti alcun tipo di controllo sulle pubblicazioni di terze parti, e se il mercato era saturo di console, beh, ogni console presentava una libreria infinita di titoli di scarsissima qualità ed era impossibile tenere traccia di ogni singola uscita. Gli analisti stimarono che se il trend di saturazione fosse continuato senza interruzione, nel 1983 il 75% dei guadagni ottenuti sarebbero arrivati da solo il 10% dei giochi prodotti. Gli stessi negozi faticavano a trovare spazio sugli scaffali e ben presto i videogiochi iniziarono ad essere prezzati ad un decimo del loro costo originale pur di essere venduti. Il mercato era completamente fuori controllo e la fiducia da parte dei consumatori colò a picco,
così come il generale interesse nei confronti dei videogiochi. Il colpo finale all'industria fu dato dall'avvento degli home computer. L'avanzamento tecnologico infatti consentì un drastico calo nei costi di produzione dei computer, che finalmente, grazie a dei prezzi abbordabili, potevano essere acquistati anche da un consumatore medio. Per un costo equiparabile a quello delle console, computer come il Commodore 64 offrivano una gamma di funzioni che andavano ben oltre il semplice videogioco, e ben presto l'attenzione di tutti si spostò verso quell'IDI. Con gli incassi decimati e i negozi che si rifiutavano ormai di esporre i videogame sui loro scaffali, l'era delle console era ufficialmente finita e, come pronosticato da molti, il successo dei videogiochi si era rivelato una moda passeggera. In Giappone però la situazione era molto diversa. Il successo di Space Invaders ad opera di Taito fece letteralmente esplodere il mercato degli arcade, e verso la fine degli anni 70 molte compagnie iniziarono a spostare il loro business nel campo dell'intrattenimento elettronico, e tra queste figurava Nintendo. L'azienda, fondata nel 1889, nasceva come casa produttrice di carte da gioco Hanafuda, ma sotto la guida di Hiroshi Yamauchi, presidente dal 1949, iniziò ad allargare la sfera di interesse ben oltre il business iniziale. Dopo alcuni improbabili tentativi di lanciare una catena di Love Hotel e un servizio di taxi, Yamauchi decise di concentrare gli sforzi produttivi dell'azienda sul campo dei videogiochi. La serie The Color TV Game fu il primo modesto successo di Nintendo in terra natia. Si trattava di console casalinghe che proponevano rielaborazioni di titoli di successo come Pong, e furono sviluppate con l'aiuto di Mitsubishi, azienda molto più esperta nella produzione di componenti elettronici. Ma i tempi erano ormai maturi e Nintendo era pronta a fare il grande passo, debuttando con un hardware prodotto interamente con le sue sole forze. A capo del progetto fu messo Masayuki Uemura, che grazie al team di Research and Development iniziò a lavorare in gran segreto alla console già a partire dal 1980. L'obiettivo era quello di ispirarsi alle piattaforme americane, surclassandole in potenza, ma mantenendo i costi contenuti. Yamauchi in questo fu intransigente e, nella sua visione, la console avrebbe dovuto eliminare qualsiasi fronzolo non necessario, mettendo i videogiochi in primo piano. Fu così che, ispirandosi palesemente alle capacità del ColecoVision, prese forma il Family Computer, ovvero il Famicom. Si trattava di una console a tutti gli effetti che già dal design si avvicinava molto di più al mondo dei giocattoli che a quello degli home computer, con delle forme pensate esplicitamente per attirare l'attenzione di tutti i tipi di giocatori, anche i più piccoli. Il Famicom debuttò il 15 luglio del 1983, ma a causa di alcuni problemi di produzione, Nintendo fu costretta a ritirare il primo lotto di console spedite. Nonostante questo, il successo non tardò ad arrivare e per la fine del 1984 il Famicom era la console più venduta in Giappone. Fu in quel momento che Yamauchi iniziò a guardare in Occidente. Anche per il debutto in Nord America, Nintendo decise di fare affidamento esclusivamente sulle sue forze. Le trattative fallite con Atari non scoraggiarono di certo Yamauchi, che era sicuro sarebbe riuscita a replicare il successo del Famicom anche in America. C'era però bisogno di una strategia ben differente rispetto a quella applicata in Giappone, perché dopo il crollo dell'industria dell'83 bisognava innanzitutto riguadagnare la fiducia tanto dei rivenditori quanto dei consumatori. Il Famicom fu quindi reimmaginato pensando alle esigenze del nuovo pubblico, a partire già dal nome, Advanced Video System. La macchina strizzava l'occhio al mercato degli home computer e il capo designer Lance Barr ridisegnò le forme della console, conferendogli un look molto più serioso e in linea con gli hardware di successo in quegli anni. I colori sgargianti del Famicom cedevano il posto a una scala di grigi arricchita da piccoli accenni di nero e rosso, e nella visione iniziale di Nintendo, l'AVS era stato immaginato per essere ricco di accessori e funzionalità. Presentato nel gennaio 1985 alla fiera più importante dedicato al mercato dell'innovazione tecnologica, il CES, questo primo prototipo di Nintendo non convinse affatto gli avventori della convention. Nessun distributore dimostrò interesse nei confronti della console e la stampa bollò il progetto di Nintendo come un errore, un goffo tentativo di entrare in un mercato sostanzialmente morto. Forte del successo in madrepatria, con oltre 2,5 milioni di console distribuite in soli 18 mesi, che corrispondevano al 90% del mercato giapponese, praticamente un monopolio, Nintendo non mollò certo la presa e decise di estremizzare ancora di più il concept alla base dell'AVS. Fu così che 6 mesi dopo, durante l'edizione estiva del CES, fu presentato il NES.
Ancora una volta il progetto fu stravolto alle radici, reimmaginando completamente nome ed estetica. Lance Barr, seguendo scrupolosamente le direttive che arrivavano dal Giappone, evitò qualsiasi riferimento che potesse rimandare all'universo dei videogiochi, ma questa volta, a differenza dell'AVS, il NES si staccava anche dal territorio degli home computer, rifacendosi alla sfera dei giocattoli. La macchina fu quindi presentata come un entertainment system, ora dalla forma molto più simile a quella di un videoregistratore, apparecchio presente in praticamente tutte le case delle famiglie americane, e le cartucce furono rinominate Game Pack, mentre l'hardware principale Control Deck. Tutti gli avveniristici accessori presentati a corredo dell'AVS furono sostituiti dallo Zapper, una pistola di infrarossi, e Rob, un robot in grado di interagire con l'azione a schermo tramite un sistema di comunicazione wireless. Il feedback fu decisamente migliore rispetto a gennaio, complice la distanza presa dai videogiochi, ma nessun rivenditore si sentì ancora del tutto convinto e Nintendo chiuse la seconda edizione del CES 1985 ancora una volta a mani vuote. Yamauchi però non si diede per vinto, anzi, pur di non ammettere la sconfitta, prese la decisione finale. Il NES sarebbe stato lanciato in America entro la fine dell'anno. L'arduo compito fu affidato a una vera e propria task force composta da 12 persone, quella che viene ricordata come la Nintendo SWAT Team. Tra questi figuravano nomi di spicco di Nintendo of America, tra cui Minoru Arakawa, presidente e genero di Hiroshi Yamauchi, il designer Lance Barr, il tester Howard Phillips e l'esperta in marketing Gail Tilden. Arakawa decise di non adottare mezze misure, come mercato di prova su cui testare il lancio del NES piuttosto che una piccola città, decise di puntare direttamente a New York, stanziando un budget complessivo di 50 milioni di dollari. La squadra si trasferì in un magazzino malmesso nel New Jersey e lavorò giorno e notte, 7 giorni a settimana, ininterrottamente per 5 mesi al fine di organizzare la migliore strategia di lancio possibile. Arakawa, sentendo su se stesso il peso di tutta l'operazione, si spogliò delle sue vesti di presidente e collaborò attivamente al progetto, esattamente come tutti gli altri membri del team. Con una mossa che definire azzardata e riduttivo, Minoru, ad insaputa della divisione giapponese di Nintendo, decise di rischiare il tutto per tutto. Per convincere rivenditori e negozianti ad accogliere sugli scaffali il NES, propose un accordo che nessuno avrebbe potuto rifiutare. Nintendo si sarebbe occupata di tutta la campagna di distribuzione e di marketing, coprendo tutti i costi di allestimento dei negozi. I commercianti avrebbero potuto ordinare un numero a piacimento di NES senza pagamento anticipato e con possibilità di rientro di tutta la merce invenduta. Questo significa che dopo 90 giorni dall'arrivo delle console sugli scaffali, i proprietari dei negozi avrebbero potuto rispedire indietro tutti gli articoli rimasti invenduti, riducendo il rischio di perdita di denaro a zero e scacciando così il terribile ricordo di quanto accaduto con il crollo del mercato di soli 2 anni prima. Il successo del NES fu lento ma inarrestabile e dopo il Natale del 1985 Nintendo prese gli incoraggianti dati di vendita registrati su New York e passò l'anno seguente espandendo la sua sfera d'azione su altre città chiave del territorio nordamericano. A febbraio fu il turno di Los Angeles, poi seguirono Chicago e San Francisco, fino ad arrivare alla copertura nazionale nel settembre dello stesso anno. Grazie a una campagna marketing molto aggressiva, dove furono stanziati altri 16 milioni di dollari, la Nintendo mania si diffuse in tutti gli Stati Uniti d'America. Arakawa aveva vinto la sua scommessa. Quello che si preannunciava come un funerale si rivelò un successo senza precedenti, piazzando oltre 1 milione di console e guadagnando la bellezza di 310 milioni di dollari in vendite, arrivando a coprire quasi l'interezza del mercato dei videogiochi, che quell'anno si attestò intorno ai 430 milioni di dollari. C'è da dire però che oltre alle rischiosissime scelte di marketing adottate da Arakawa e dal suo team, il successo del NES va riconosciuto anche in alcune intelligenti strategie prese dalla compagnia nipponica. Il NES riuscì a risanare un mercato profondamente danneggiato, riconquistando la fiducia dei consumatori, principalmente attraverso la riqualificazione del concetto stesso di videogioco. Rispetto al passato, dove solo fino a pochi anni prima il settore era saturo di console e di software di bassa qualità, il NES si impose attraverso una strategia comunicativa limpida e cristallina. Già a partire dalle copertine dei giochi, i consumatori potevano avere un'idea molto più realistica della grafica e del gameplay del prodotto che avrebbero acquistato. Una differenza netta rispetto al recente passato, caratterizzato da illustrazioni fuori
fuorvianti. Ma a risaltare ancora di più sulle confezioni dei videogiochi c'era il Nintendo Seal of Quality, il sigillo che garantiva un controllo qualità che fino ad allora era mancato a qualsiasi console. Nintendo si distinse dalla concorrenza per una politica molto stringente sulle licenze di giochi di terze parti, applicando un controllo severissimo su tutti i software che venivano pubblicati per NES. Memore dell'esperienza fallimentare di Atari, per contrastare la proliferazione di copie non autorizzate di prodotti senza licenza, l'azienda di Kyoto dotò ogni singolo game pack e control deck di un sistema di blocco, il chip 10NES, una protezione che per essere superata richiedeva per forza l'approvazione di Nintendo. Con una strategia comunicativa efficace ed innovativa che permise a NES di entrare nelle case degli americani come giocattolo piuttosto che come videogioco e una qualità altissima dei titoli che si susseguirono nei primi anni di vita della console, Nintendo spianò la strada per la rinascita del mercato dei videogiochi e al tempo stesso si impose come leader assoluto del settore. Una posizione che conservò indisturbata fino all'avvento di Sony e della sua PlayStation. E qui si apre un altro capitolo, ma se volete approfondire l'argomento vi lascio in descrizione un link al video dove ho già trattato dell'arrivo di PlayStation. Quello che è fondamentale notare è che per la prima volta l'attenzione del mercato si spostò interamente dal Nord America al Giappone, nazione che sarebbe diventata una forza trainante dell'industria, posizione che ricopre ancora tutt'oggi. Tutti i grandi nomi degli anni 70 non si ripresero mai realmente dal crollo dell'83 e anche un gigante come Atari, dopo il tentativo di rientrare nella competizione con il suo Jaguar, fu costretta ad uscire di scena, segnando così definitivamente il tramonto di un'era. E questa, poracci, era la storia del NES e di come salvò l'industria dalla sua più grande crisi. Spero che il video vi sia piaciuto, probabilmente è il mio più grande sforzo produttivo e vi ringrazio di cuore se siete arrivati fino a qua in fondo. Mi raccomando, se vi interessano altri contenuti del genere, non dimenticatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per supportarmi nel migliore dei modi. Io sono il Poro Crash, Michele83, ciao!